Me l'aveva detto l'oroscopo, evitate gli spostamenti. Ammazza Gagliella, oh! Oddio. Mi scusi, mi dispiace, non l'ho fatta apposta. Adesso le ricompro il gelato. Ma tu sei cristiano? Cristiano? Il mio papà è molto amico del tuo. Ah sì? E dove sono incontrati? In Confindustria. Dove? Ah, papà! Il mio papà è veramente una simpatica canaglia, il mio papà è il vecchio Daddy. E io sono Turchese De Benedetti. Parente di De Benedetti. Ma come parente? Sono figlia. Oddio, mi sento male. Che hai? No, niente, un po' di stress, il suo menage, capisci? Già. Tutti pensano che noi ricchi facciamo una vita meravigliosa, invece. Ma va dica. Allora te lo ricompro il gelato. No, lascia stare, tanto è uno schifo. E poi i gelati buoni mi fanno solamente a porticciolo di Beaulieu. A me me lo dici? Però pure Anzio c'è un chioschetto dove il pistacchio non è malvagio, Non ci sono mai stata ad Anzio. Sai che te verdi. Ma tu come mai parli romano? Parlo romano? È che... Da bimbo! Avevo un precettore di Frascati, allora ogni tanto c'ho la scivolata sul burino. Dove vai di bello per il weekend? Ma guarda, non me ne parlare, è un diavolo per capello. Avevo un appuntamento con degli amici per andare in Sardegna. Sti quattro stronzi mi hanno dato buca, ma ti rendi conto? Vuoi venirci con me in Sardegna? Anche tu a Porto Rotondo? Sì, sono in barca con degli amici, stanno facendo il rifornimento, ma tra mezz'ora si salpa. Ma sì, vengo con voi. Anche se ti devo dire la verità, mi sei con un po' di essere ospite. Sai, in barca tutti attuffati, quei loculi. Ecco, quella è la barca dei miei amici. Quella? Ma cos'è, un traghetto? E le macchine dove le mettono? Nella stiva? Lo so, voi in famiglia siete abituati alle barche a vela. Siamo lupi di mare. Ma perché non ci porti anche me sulla tua barca? L'ho vista in fotografia, è divina. Ma perché? Questa è una merda. Ecco, di nuovo hai visto? L'ho scivolato sul burino. Che simpatico. Ehi là, è permesso? No! Che botta tremenda! Si è fatto male? Non ho visto il gradino traditore! È Cristiano Gardini, mi sono permessa di invitarlo per il weekend. Hai fatto benissimo. Adoro suo padre. Lei permette? Fabiano Barbara. Piacere. Mia moglie Barbara. Piacere mio. Donata e Rinaldo della Gherardesca. Molto piacere. Piacere. Salve. Mia figlia Samaritana. Piacere. E l'architetto Gianluigi Busini Chigi. Piacere. Cristiano, le scarpe. Sono belle, eh? Le ho prese a Roma in un negozio al centro. Prezzo stracciato ai massimi, commessi di categoria, naturalmente. Divertente. In effetti sono belle. Però ora se me le vuol dare, le metto nella cesta con le altre. Ah, grazie. Sono troppo audace se la chiamo Fabiano. Ma per carità, caro Gardini. Il calzino. No, quindi se non ti dispiace mi direi. La sera al mare c'è umido e... C'è un buco. Oddio, ci ha rifatto l'allucione. Mi sono dimenticato di tagliarmi le unghie, c'ha certe zappe. La mia pedicura è una povera pazza. Uno champagnino? Grazie, Fabiano. Sì? Tua sorella Osanna, come sta? Come sta? Come sta? E come sta? Ma Osanna è sua cugina, Cristiano è figlio unico. Architetto, mia cugina. Che me fai, domanda tra pochetto. Sei fidanzato? No. Sono di gusti molto difficili. Per me deve essere da Carolina di Monaco in su. Allora mi sa che resterai signorino per un pezzo. Beh, certo che se uno invece si accontenta da un bagnino in giù è più facile. Toccato Gianluigi, mi dispiace. A Gianluigi, battuta regolare, sono professionista. E ora tutti a cambiarsi. E mi raccomando, per cena, vi voglio molto elegante. Io veramente sarei partito un po' sportivo. Canottiere mutande? Che simpatico questo architetto! A me i froci mi fanno ammazzare le risate. D'accordo, allora tutti forma, almeno Cristiano che è giustificato. Grazie, Berbere. Samaritana, accompagnalo tu in cabina. Sì, mammina. Au revoir. A più tardi. Starai nella cabina accanto alla mia. Ecco, meno male, così se affondiamo c'ho già pronto il ciambellone di salvataggio. Scherzo! Una burla!
Caspita, ma è più di un quarto d'ora. Eccomi a voi! Ecco. Scusate il ritardo, ma ho avuto problemi con il water. Ma dove sta? Non lo trovavo. Certo, voi in famiglia siete abituati alla barca a vela. Ci possiamo sedere, è pronto in tavola. Ah, bene, ho molta fame. Come ci attavoliamo? Simpatici contro antipatici? Qui alla mia destra è Gianluigi in mezzo a noi. Ah, ecco. No. No. Cosa fa? Ma per chi mi hai preso? Bene, pronto a ricevere lo spago. No, questa sera niente spaghetti. Abbiamo escargot de mer, vol au vent e scampi alla creola. Ah, alla creola. Alla creola. Cristiano, tuo padre dove è andato per il weekend? Ma sarà in mezzo a qualche mare a fare il fanatico. Ottimi, questi escargot. A bordo abbiamo l'ex cuoco di Niarchos. A proposito, il vecchio Stavros sta sempre con Marina. Ma certamente. Li hanno fotografati la scorsa settimana a largo di Creta. L'atteggiamento era più che pietoso. Strano, pensavo si fosse stancato e puntasse a Ira. Ma per carità, Ira dopo Ranieri si è incapricciato di un torrero giù a Malaga. Si prevede una calda estate a puntate. Ma va? Eh no, la fonte è molto attendibile. Sostiene che negli ambienti di Marbella si parla già di un lieve vento. Ma che stai a guardare? Che bravo! E com'è che sei tutti questi pettegolezzi? Compra tutte le settimane, novella 2000. Fatta un'altra risata. Tu ci sei mai finito su uno di quei giornaletti, carino? Ma per carità, sai che sputtanamento. Poi io sono uno molto riservato. Fabiano, l'anno scorso non siete venuti a Porto Rotondo? No, eravamo a Capri de Sirignano, molto piacevole. Peccato che il mare è così pieno di plastica. Ma solo in agosto, se ci vai in settembre fai dei bagni splendidi. D'altronde agosto, dovunque vai è un inferno. Lo sapevate che gli scampi sono afrodisiaci? Sì, ma sono anche tanto pesanti. Ti si rinfacciano? Mica ho capito. Te si ripropongono? Li rivedi? No, a me gli scampi eccitano da morire. Ecco il canarino. Grazie, Cristiano. Non ho digerito niente. Saranno stati gli scampi. Te l'avevo detto che si rinfaccia. Eh già. Ferma, ferma così. La luna si riflette proprio nei tuoi occhi. Non sai quanto sei bella adesso. Ma tu non eri di gusti difficili. Da Carolina di Monaco in su. Infatti, te a Carolina batti 6-0-6-0. Magari. Sapessi come mi sento brutta invece. Sono in un periodo di grande crisi. Meno male che ci sei tu. Almeno mi fai ridere. Il riso è l'antipasto. Muori per piatto forte. No, dai. E poi mi secca davanti agli altri. Ma non ci vede nessuno. E va bene. Vai giù in cabina. Magari più tardi ti raggiungo. Ti desidero immensamente. Mi sei entrata dentro. Allorché sono gonfio d'amore. Vado a preparare il campo di battaglia. Ammazza che chiappa quando mi presenta a Porto Rotondo questa sventola. Gli amici frasciconi si mettono a cantallino dei mameli. Gli viene a paralisi. Sono ancora sotto effetto scampi. Sono tutta una vampa. Ma vedi annatene, ma chi ti ha chiamato? Ma tu hai risposto al mio piedino con una foga da stallone. Me lo stavi stritolando. Ecco, brava, se te ne vai subito il treppiede e stritolo tutto il resto. Voi figli di papà siete tutti uguali. Viziati e volubili. Comunque, ammazzami pure. Ma io non ti mollo. E andiamo, ah. E andiamo. Cristiano Turchese, credimi, è stata lei a intrufolarsi. Ascolta bene, dal binario 1 sta per partire a pizza tremenda. Ma che mi vuoi menare? Ah no, quel faccione da caciotto te lo faccio diventare come un compact. Però ricordati che chi disprezza compra. Ma non c'è pensa per niente. Piuttosto che comprare te mi butto su quel finocchio e l'archidetto. E sgomma, sei in canotto, non te vedi, ti mancano i remi. Se te fai crescere la barba sembri Pavarotti. E vattene. Mannaggia. Com'è? Squisito, ma non ti faranno male tutti questi scampi con la tua dissenteria? Ma questi mica sono nei Niarchos. È la cosa che me ne porti a più. Non ce n'è più, li ha mangiati tutti lei. Dai, basta mangiare. Andiamo a fare un po' di shopping a Porto Cervo. Sì, dai, Luca, ci porti?
E va bene, però solo fino alle 7, che poi abbiamo il pokeratto allo Sporting. Sì, sì, perfetto. Oh! Il conto! E fai te, no? Sei o non sei più ricco di tutti? E ma dai, che problema c'è? Caccia la lira! E sti gazzi? Mannaggia. E voilà, fulletto d'asse. Gli ho fatti i bozzi, eh? Che faccio, smazzo? No, io smetto. Anch'io. C'hai troppo culo, che smazzo. Ah sì? Lo chiamate culo? Sono 25 anni che non perdo una partita e sempre culo. Dai, dai, facciamo i conti. Allora, sono 5 milioni e 4 tu, 3 e mezzo di Superbon accanto a te, 7 milioni e 9 collo secco e 11 e 8 questo garaccia da ciriola. Ma cosa sei? Un computer? C'ho sempre tutto in testa, così so di quanto vi posso bilanciare. Adesso se volete favorirmi il contante ho un impegno per cena con Turchese. Ma quale contante? Dai, ti pare che vado in giro con 5 milioni e 4 in tasca? Ma io però al ristorante ho cacciato i contanti. Anche gli assegni sono ben accetti. E vabbè. Ecco. Tieni. Che signorilità. A Cristiano Gardini. A Cristiano Gardini. A Cristiano Gardini, non so dove sei, ma ovunque tu sia, d'avverto che t'ho fatto vince 28 milioni e 600 mila lire. Oh, piove sempre sul bagnato, tacci tua! Per me è matto. Ma cosa fai? Li butti? Abbiamo scherzato. L'ho visto un po' tesi, abbono. Gli anni vengono da chi ha chiamato. Gardini! Cristiano! Cristiano! Buonasera. Siediti con noi. Eravamo in pensiero. Lei sparisce. Come mai tutto solo? Incidente di percorso. Ho infrociato con un Mercedes. Zitti, zitti, guardate che meraviglia. E poi dicono che non ci sono più burini in giro. Guardate, guardate. Roba d'enciclopedia, animali in via di estinzione. Già, gli manca solo la parola. La parola. Cabo! Rambo! Oh! 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 No, no. Parlano, parlano, purtroppo. Oh, belli capelli! Cameriere, scusi, ce le porti, tubine? Vi prego, guardate, saranno commessi o idraulici. Se fosse per me, qui in Sardegna, per certa gente metterei la quarantena. Quella è gente che rovina l'Italia. Per me andrebbero tutti bruciati. Beh, bruciati. Vivi. Diciamo la verità, è un'altra razza. Chi non ha classe, non ha classe. Classe. What's the same? E ce l'avrei lei la classe! Che per ingroppate uno deve fare regalo di 50 milioni, ma io con 50 milioni, se me va, me calzo le meglio bucione da qui a Pechino via Bombay. Ma Cristiano, si moderi. Ci stanno guardando. Ma a me modo non par de palle, poi non mi chiamo Cristiano Gardini, mi chiamo Cesare Proietti e me ne vanto. Ah, l'avevo capito subito che eri un sola. Eppure io avevo capito subito che eri in frocio. Ma come si permette? Ma state zitta, che è meglio, che pur d'avere Gardini sulla barca, te e tuo marito vi sareste messi pure a pecorina. Ma io la faccio arrestare, sa. Ah, fracicone, ma lei... Oh, ma che Beppe, ma Sergio, datemi posto che il mandrilla ritorna. Ma vedi chi c'è? Ah, Cesare, ma andare finito. E poi ti spiego. Ma non mi presentate? Io sono Deborah. Io Samantha. Io sono Brigitta. Bei nomi. Me li voglio ricordare quando farò dei figlie femmine. Dai, andiamo a ballare. D'accordo, però peggio per voi. C'ho un gioco anche a bacino che praticamente una rischia di rimanere incinta. No, scherzo. Allora andiamo. E andiamo. Ehi, non mi tattare che mi scoccia. Scoccia? Ma vedi che te faccio in discoteca. Sui lenti sono peggio di un pantacollare. Gardini, andiamo tutti da Bubetto per un drink. Lei è dei nostri, caro. Ah, bamboli. Ma vatta a piander culo. A bevane al 6 gennaio. No, passo, no, passo.